There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseeable, but the mission is clear. Deliver us. The moon. Bella ragazzi. Gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees despite reports of resource shortages. Lo stabilimento di ricerca di Egan rimane chiuso, isolamento combustibile, USA, colonia di USA, inutile. Trasmette potenza dalla Luna alla Terra. Wishing you a safe and happy day. Esploratore della Luna, esplorare l'espansione della Luna. Una fortuna. Bienvenidos. Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. Arrivi la tempesta di sabbia.
Bello. There he is, the tourist spy. It took us 4 years to get her ready for launch. But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Parabola creata da Isaac trasmetteva energia dalla Luna a Terra attraverso una rete di parabole satellitari. Dalla scomparsa di Isaac del 54, Jones ha studiato da vicino il lavoro di suo padre per prepararsi alla missione a Fortuna. Non si può andare dove si vuole, eh? Bisogna cercare di andare no. Elizabeth aveva mantenuto unita la famiglia. Appena suo marito è stato assunto come membro del consiglio lunare. Dopo la sua morte, lei era presente a cura dei residenti, non si sono più visti dal Black Dawn. La fine dell'era dei figli. Sarebbe scendio. Mio Dio, era un po' rotto, eh. Vabbè. Ted, I see you're on your way up to the facility. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. Ah, tastone. Wow. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. Cinque anni. Believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth, but the WFA proved the skeptics wrong. Just like you will when you get the MPT back online. Bisogna
3548. Un po' di corrente, un po' di corrente c'è, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Continuiamo ad andare avanti, amici. Ora al centro di controllo,3548, bella lì, 3548, 3548, 3548, cade. Oh, perfetto, così ci si vede, beh, non ci si vede poco lo stesso. Nostra dimora. Ancora non riesco a credere che questo ce ne andremo per sempre. Arriverà il deserto, sarà passata la tempesta. Credo che la tempesta non passa, eh? Ah, vediamo. Space Magazine. Ok. Non lo so perché l'ho fatto, ma era bello farlo. Però, aspetta, sono da solo, eh. Sono da solo. Allora, gira. Bello. Spilletta. Sempre la spilletta. Qui ci sarà qualcosa. Oh 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 oh, oh. Interagisci. Ci siamo incontrati tanti anni fa, evoluzione spaziale. Ciao Maria, me lo ricordo i dati olografici. Florixene. Floxetine. Antidepressivo. Credo. Sì. Oh, grande Drums. Questo che cos'è? Allora, in memoria, il colore deceduto durante il malfunzionamento che nessuna vittima del giorno venga dimenticato. È successo un casino, credo, eh? Qui c'erano parecchie. Parecchi lavori in corso, eh? Oh, sta stazione è spettacolare, è gigantesca.
centro controlli. Oh, questa è una scala senza fine. Ah, aspetta. Spostiamo la scala. Mi stavo ammazzando. Oh, 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 questo posto non ha... Allora, sicuramente lì c'è qualcosa. Io sono ormai consapevole che vado a vedere tutto, perché con la storia dei platini mi nascondono tutte le cose nei posti più strani. Ok, qua c'è corrente. Qui era la mensa, secondo me, raga. Voi cosa dite? Eh sì, questa è proprio, questa è la mensa. Tra l'altro c'è anche roba da bere e lei non beve niente. Tra l'altro questo qui io volevo vederlo da vicino. Vabbè. Cos'è sta roba? Esamina che cosa? Oh, c'era un esamina, raga, eh? Al centro di controllo, quello è poco ma sicuro che ci devo andare. La scala è di lì. Ah, sarà questo. Allora, avviso da qui si attiva un altro zoom di fe. Evacuazione. Orca! We've isolated three plausible causes for the MPT blackout. One, the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come, it's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we had in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. Okay. Allora, vediamo un attimo. Allora, questo che cos'è? Hai tanta roba, gentile signora. La corte ha deciso che il padre Isaac Johansson, in quanto parente del prossimo, ha ottenuto la custodia di Katia Cristina Johansson in seguito al decesso per natura della madre, Elizabeth Johansson, in quanto sua tutrice attuale dovrà assicurarsi che Kat la accompagni al trasferimento. Vabbè. Continuavo a vivere anche senza. Oh, guardate qua. Allora, uno, sequenza di lancio da terra, braccio di accesso orbitale, unità di alimentazione ausiliaria, braccio di ventilazione dell'ossigeno gassoso, sistema di sovrappressione dei suoni, combustione dell'idrogeno, avviamento del motore principale, arresto del motore, separazione delle fasi, avviamento della seconda fase. Figo. Comunque, allora, è fatto benissimo, graficamente bellissimo. C'è dei piccoli scattucchi ogni tanto, ma a parte questo, bello, bello, bello. Beh, qui è determinato da come è stato fatto il gioco. Sulla fluidità. Bene, all'interno del centro di controllo, prepara il raggio e lancio più velocemente possibile. Allora, io ho visto io ho visto
la sequenza, ma me la sono completamente dimenticata. Allora, preparazione del lancio, riavvio. Maria, sto calcolando un nuovo tempo. Abbiamo un problema. La tempesta si sta avvicinando molto più velocemente. Il tempo sta per finire. Caspita, dai, dai, dai. Non possiamo arrenderci. E quindi chiudere entrambe le valvole del combustibile. E quindi ci devo andare io a chiuderle. Chiudi le valvole del combustibile, secondo me devo andare di qua. Caspita, caspita, caspita. Qua non c'è assolutamente nulla, quindi le valvole del combustibile saranno sicuramente sotto, eh? USA. Tutte le volte mi sembra di leggere ESA. Era USA. Oh, aspetta un attimo. Ma qua non eravamo dove era prima? Non dà assolutamente nessun non ti dice assolutamente niente, raga. E quindi io adesso posso arrivarci tranquillamente, ma le cose del combustibile, una volta che entro qui, cosa hai risolto? Niente. Credo proprio. Ah, è proprio tutto fermo. Molto strano sto posto. Ci sono passato prima, vero? Sì, assolutamente sì. Quindi qua non c'è nulla. Qui portava tutte le cose che costruivano sopra. Sopra. Però qua è chiuso. A meno che questa mi sembra una valvola del combustibile. Salici. Spero che siano sì. Allora, abbiamo fatto una cosa intelligente stavolta. E che cacchio, mo? E mo? Non posso prendere qualcosa. Dai. Salta, non posso saltare. Oh, devo andare a cercare qualcosa, la scaletta si poteva spostare. Oh cacchio, ti ho fregato gioco. Dov'è il comando? Ti pareva che era di qua. Ok. Okay.
torniamo dentro. Okay. Da che the hydrogen valves are closed. Le valvole sono chiuse. Torna al centro. Gira questa fatidica chiave, gira veloce, vai. Dai. Cosa devo fare? The rocket is primed. You have to launch now before the dust storm destroys the rocket and everything we've worked for. Dai, lo so che fai fatica a correre, muoviti. Lo so che sei stanca, muoviti. Dai. E qua dobbiamo salire sul razzo in cima, che figata. Ah, è proprio tutto chiuso la gabbia. What are you waiting for? We have to launch before it's too late. Lo so. Intanto il club. Monica. Orca loca, dai. Ah, che figo. Stiamo di navigazione del razzo online, siamo con il programma di testamento, puoi farcela. No! Ground launch sequencer started. Ok, pronto, tiro del braccio. Aspetta. Retracting. Perfect, just like with practice. Ok. Accensione dell'unità. A1. A3. B3. B4. Questa è accensione dell'unità di alimentazione ausiliaria. Ce l'ho fatta. Pronta per il tiro, riempi le cisterne del sistema, vai, dai che arriva la tempesta. Ah, tutte e tre, madonna, riempi le cisterne di sovrappressione, avvia il consumo di idrogeno. C'era anche scritto i pannelli, ragazzi, avvia questo video, questo corso. Pronto per l'accesso. Accensione di propulsione, motori pronti tra 5, 4, 3, 2, 1. Dai. Stiamo partendo, raga. Che storia. Che storia, da soli stiamo partendo, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Taurus 5. Siamo... Oh, ok. Fuori. Il razzo è entrato nella termosfera. Buon viaggio, Fortune 1. Si è distaccato il pezzo? No. R5.
resto del motore principale. Avviamento della seconda fase. Wow, raga. Oh, che meraviglia. Potrebbe ridare l'umanità e speranza che ha messo dopo la caduta della colonia lunare. Potremo riprenderci, ricostruire, ma soprattutto cominciare a pensare al futuro. Devi tornare a trasmettere. Da lì venire trasmesso il segnale di energia alla Terra, che è l'ultimo passaggio della rete MPT prima del blackout. Dobbiamo andare meglio che il vento sta saltare il contatto radio. La stazione devi... andate. Oh, che brutto la Terra, poverino. Proprio piena di... Ok. Separazione delle fasi. Bello. Abbiamo avviato. Eccolo lì. Urca, come va andato giù veloce. Delivery. Has the moon. Deliver us the moon. Seguite i miei video su questo gioco e su tantissimi altri giochi sul mio canale. Ragazzi, YouTube, iscrivetevi, mi piace, commentate e il continuo sarà nel prossimo episodio. Ok amici, nel prossimo episodio continueremo da questo punto. Mi raccomando di seguire anche il mio canale Twitch, lascio tutti i link in descrizione e anche di seguire il Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Discord. Lascio tutto il Linktree che cliccate, potete cliccare tranquillamente, cliccate e vi apre la pagina con tutti i link in una pagina sola. Ciao amici, alla prossima con Deliver of the Moon. Ciao!